Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, è un po' che non ci sentiamo per recensioni, ma credevo fosse davvero importante ritornare per presentarvi un prodotto molto atteso. Arriva in questi giorni nei negozi anche in Italia, prima distribuito per chi ha i preordini, poi più avanti in libera vendita, nel mese di marzo dopo la vendita in esclusiva di Team, anche negli altri negozi. Motorola Razr. La prima cosa che balza all'occhio di questo prodotto è la confezione davvero particolare. Il telefono viene presentato in versione, diciamo, aperta, così come vedete viene offerto con questa protezione molto stilosa. Dietro la parte, il materiale, insomma, che porta il logo di Motorola al centro, il display è protetto da questa pellicola di protezione, e qui c'è la fotocamera principale. Poi vediamo anche questi dettagli. Sempre nella confezione di vendita, che è piuttosto originale, poi vedremo anche altre ragioni per cui definirla originale, vedete la custodia a marchio Razr. Dentro questa custodia ci sono il caricatore, le cuffiette con il cavetto USB Type-C e poi il cavo di ricarica. Particolarità di questa confezione, tra l'altro, è il fatto che, ecco, c'è anche questo dettaglio che stavo dimenticando, cioè quello dell'adattatore da USB Type-C a attacco con le cuffie da 3,5 mm. Molto carino la finitura con il nylon, che è un segno, insomma, distintivo di questo prodotto. Faccio notare, tra l'altro, che la confezione diventa anche una sorta di cassa di risonanza, perché vedete ci sono questi buchi che fanno il pari con quelli che ci sono all'interno. Quando si mette il telefono e si attiva la riproduzione di un video o magari anche una conversazione audio, la base diventa in pratica una sorta di cassa di risonanza. Quindi, insomma, molta cura nel dettaglio, vediamo quella messa nel telefono. Allora, cerchiamo di capire se valga la pena oppure no spendere 1599 euro per acquistare un telefono pur bello come questo Motorola, questo Razr, nella sua versione con schermo pieghevole. Vediamo un po' i dettagli. Parto dal peso. Questo è un telefono comunque con un peso generoso, 205 grammi, con delle dimensioni, quando è chiuso, da 94 mm per 72, con uno spessore di 14 mm. Quando lo si apre, invece, le dimensioni diventano da 172 mm, rimane ovviamente la larghezza di 72, lo spessore in questo caso è da 6,9 mm. Il display P-OLED da 6,2 pollici di diagonale ha una superficie totale di 86,9 cm quadrati, diciamo che non è il massimo, soprattutto se si pensa 70,2% di percentuale screen to body, cioè fatto 100 la superficie totale del telefono, il 70% è occupata dal display. Teniamo conto che, insomma, ci sono dei prodotti di nuova generazione, ma non con schermo pieghevole, che oggi arrivano a percentuali anche vicino al 90%. La dimensione del display: 876x2142 pixel, 373 pixel per pollice, con una ratio 21 noni. Se chiudo invece il telefono, sono già 2700, quindi ormai sono un centesimo della sua vita, scherzo, ovviamente se chiudo il telefono ho la possibilità di visualizzare questo visorino esterno, 600x800 pixel, con una diagonale da 2,7 pollici. Questo telefono permette in pratica di sbloccare, adesso l'ho fatto con il volto, se ci sono delle notifiche, adesso non ce ne sono, scorrendo verso l'alto c'è la possibilità di vedere le notifiche, dall'alto invece verso il basso si accede agli shortcuts. Quando avete il telefono chiuso potete rispondere al telefono, ma volendo potete anche scattare ad esempio un selfie oppure fare un videoclip, sempre con la fotocamera principale, poi parliamo della fotocamera, semplicemente shakerando il telefono. Quando
avete delle notifiche come ad esempio quelle di WhatsApp, potete anche intercettare il contenuto e interagire con il contenuto. Lo vedremo nei prossimi giorni quando faremo la recensione completa. Il telefono ha la possibilità di essere sbloccato con il sensore per le impronte digitali oppure con la fotocamera, quella diciamo di servizio, che è la selfie cam che sta all'interno del telefono, con cui si può sbloccare il telefono con il volto. Vi ricordo altro dettaglio che comunque interessante riguardo la fotocamera principale, quella cioè da 16 megapixel con apertura 1.7, è affiancata a un sensore time of flight per la profondità, quindi con il 3D sensor. Fotocamera che ha il menu classico di Motorola. Potete praticamente accedere a tutte le funzioni di personalizzazione della fotocamera, trovate tutte le diverse opzioni che sono quelle abituali di Motorola semplicemente con la pressione di questa griglietta, tra virgolette. Qui avete la fotocamera nella sua modalità principale con la selezione di alcune funzioni nella parte superiore. E poi la modalità video che potete utilizzare. Avrete forse notato anche che quando siete in modalità fotocamera c'è Google Lenses a vostra disposizione. Selfie cam con funzionalità sempre da utilizzare con la dimensione della fotocamera, il tipo di scatto che viene fatto, se in modalità automatica oppure volendo in modalità manuale, con tutte le vari setup che avete a disposizione. Torno in modalità automatica anche per la fotocamera principale. La selfie cam, che è quella da 5 megapixel, fa filmati da 1080 pixel 30 frame al secondo, invece la fotocamera principale, questa fotocamera principale, invece è in grado di girare video in 4K con 30 frame al secondo. C'è un buon altoparlante che vi faccio sentire immediatamente. Vado a pescare il sito di Radio Number One e vi faccio sentire anche l'audio con cui questo telefono riproduce dunque i flussi di streaming, sempre che la navigazione internet decida di funzionare. Oggi la rete qui è particolarmente lenta. Comunque audio discreto, bisogna dire, di buona qualità, con forse una mancanza un po' di bassi, ma tutto sommato insomma si può sopravvivere a questa. La scena principale del film. Ritornerò. Adesso non c'è musica che magari è adatta ad un confronto, però diciamo che la qualità è buona. Anche la leggibilità dei contenuti nel momento in cui aprite il telefono con questa ratio 21 noni è buona. Cioè questa diciamo che tutto sommato è una ratio gradevole, no? Da utilizzare. Io trovo che sul fronte display questo P-OLED abbia una buona leggibilità, una buona qualità. Allora, qualcuno di voi aveva delle perplessità sul processore, il Qualcomm 710, che vi ricordo viene accompagnato anche a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La velocità è discreta, ho provato ad esempio anche alcuni prodotti, ad esempio non so, se proviamo Real Racing come gioco, abbiamo una buona qualità del video, vedete che tutto sommato molti titoli ormai si adattano anche a questo tipo di ratio del display, e questo ovviamente è gradevole nel momento in cui si usano i videogiochi. Non sempre funziona in questo modo invece con i video, poi lo vediamo, no? Tutto sommato vedete, io adesso ho usato, vedete c'è la possibilità, facciamo il setup iniziale e è venuto il momento di andare. Tutto sommato vediamo un po' come si comporta. Vedete che comunque tutto sommato l'uso del display è più che gradevole, però insomma non voglio farvi giocare adesso a Real Racing, ma devi solo che insomma il display è buono. Dicevo, ecco, non sempre però la situazione è di questo tipo, perché se voi ad esempio andate a prendere un contenuto a caso, lo faremo solo per pochi secondi per evitare problemi con diciamo, ecco, vedete che nel momento in cui guardate il video, in questo caso rimangono delle cornici piuttosto
generose che rimangono intorno al contenuto che state guardando. Avete visto che, insomma, come in tutte le altre versioni di Android, c'è la disponibilità del picture in picture. A proposito di Android, ecco, l'unica cosa che mi perplime veramente, ve lo dico proprio in tutta onestà, è che 1599 euro in questo momento dell'anno, io forse mi sarei aspettato qualcosa di un po' diverso, soprattutto in termini di diciamo software, perché questo incredibilmente ha ancora Android 9, cioè Android 9 quando probabilmente ci avviciniamo al rilascio di Android 11 e soprattutto nel momento in cui, insomma, questo dovrebbe essere un telefono al top di gamma, mi lascia particolarmente perplesso. Passi il processore Snapdragon 710, che sicuramente non è la soluzione migliore che si possa adottare oggi per un telefono di questa fascia, però insomma Android 9 lo digerisco con un po' più di difficoltà. Abbiamo detto che non c'è il diciamo jack per le cuffie da 3,5 mm, c'è il connettore USB Type-C e c'è l'adattatore anche che abbiamo visto prima nella confezione. Molto particolare, vedete, il movimento, guardate come viene fatto il movimento quando si apre il telefono, guardate il punto dove, ecco, vedete, voi alzate, in pratica c'è il guscio che è come se si ritirasse verso il centro del telefono per essenzialmente permettere alla parte esterna di ricongiungersi, no? Quando il telefono si chiude, in realtà non viene fatto un angolo netto da parte del display, ma viene protetto da questo elemento. Certo, bisogna capire che cosa succeda se dovesse passare della polvere, dello sporco, insomma, questo è un po' difficile da prevedere adesso. Possiamo solo dire, insomma, che questo telefono senza dubbio ha un aspetto molto accattivante, molto affascinante, ma ancora non sappiamo quale sia la resistenza nel tempo. Io ad esempio, ecco, qui ho scelto la soluzione con questo tipo di diciamo comando. Qui potete semplicemente girare l'indietro per tornare indietro, questo per fare switch tra le app. Quando invece sollevate verso l'alto, se avete delle app aperte, semplicemente trovate qui il multitasking, quello solito di Google, schiacciando sulla barretta tornate indietro e tenendo premuto invece avete l'assistente di Google. Insomma, un prodotto secondo me di buona fattura, di sicuramente molto affascinante nel suo aspetto. La tenuta nel tempo è qualcosa che mi veramente attanaglia, tenendo conto soprattutto di questo rumore. L'avete sentito? Non so, perché c'è un po' di rumore intorno a me, insomma, questo rumore nell'apertura e nella chiusura, qualche preoccupazione me la dà. Lo vedremo nelle prossime settimane. Allora, sono riuscito a convincervi con questa preview, queste prime impressioni su Motorola Razr, oppure no? Insomma, nel giro di pochissime ore avremo un concorrente temibile da Samsung, bisognerà vedere quando arriverà nei negozi, ad un prezzo che potrebbe essere addirittura inferiore. Quindi, insomma, forse il Motorola Razr si è giocato il vantaggio del tempo con l'uscita ritardata di quasi un mese. Fatico ancora a dirvi se valga la pena fare questo acquisto oppure no. Insomma, magari ci ritroviamo più avanti nel tempo per fare una valutazione, diciamo, un po' più ragionata e anche un po' più sensata. La domanda però è sempre quella: a voi piace?